cioè l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante, il piccolo albergatore, chi è un esercente di un bed and breakfast o fare affittacamere, non può passare la giornata a occuparsi degli aspetti amministrativi. L'idea del tutoraggio francamente è una bella idea, ma quel tutoraggio potrebbe essere risolto, non dico ecco, un tutor per ogni impresa, perché chiaramente sarebbe No, no, ma intendo eccessivo. dire cioè, Uno far funzionare un tutor c'ha più imprese, dico, no, un altro, naturalmente, però è l'impresa ha un tutor. ma far funzionare lo sportello unico per le imprese chiedendo il contributo e l'apporto alle organizzazioni che rappresentano i Chiaro, piccoli chiaro. imprenditori. Noi l'abbiamo detto tantissime volte, noi siamo a disposizione, un po' come ha fatto l'amministrazione finanziaria per quanto riguarda l'assistenza fiscale dei cittadini. Quindi abilitare le associazioni, Giusto. chiaramente, con la verifica anche della correttezza del lavoro, della produttività del lavoro. Di questo tipo. Le associazioni, diciamo, hanno il know-how e la conoscenza profonda dell'impresa. Lì è stato ancora più provocatorio perché quando c'era Confartigianato qui in trasmissione ho detto addirittura io non capisco ancora perché c'è diciamo così un ufficio pubblico che in realtà potrebbe non conoscere bene il tessuto artigiano, imprenditoriale Assolutamente e no. altro, deve ancora gestire i finanziamenti, diciamo così, per nascere nuove imprese, per le imprese giovanili e altro. Io dico, ma perché tutta questa tipologia di fondo, non può, la parte almeno procedurale, non può essere fatta gestire dalle grandi associazioni di categoria? E poi, al momento che viene, diciamo, delineato tutto ciò, è il principio di sussidiarietà questo, Certamente, poi il pubblico paga, con il. però tutta l'aspettativa di diciamo così, degli incartamenti, delle pratiche, Certo. della selezione di perché quell'attività e quell'altra. Tanto, le organizzazioni di categoria sono organizzazioni democratiche, al loro interno non è, stabiliscono una sorta di equilibrio e democrazia, è il loro interesse fare in modo che se arrivano finanziamenti a 10 imprese, queste 10 imprese poi esistono, rimangano, perché poi è diciamo così, la vita, la linfa vitale dell'associazione Ma di poi categoria. Diego, la differenza è questa, Sussidiarietà zero da questo punto di vista. una grande impresa ha l'ufficio amministrativo a cui dedica risorse umane a seconda dei casi, in misura dai 3, 4, 5, a volte 10, 12 unità più o meno con livelli di qualificazione alta. Una piccola impresa con 3 addetti, con 4 addetti non può permettersi, allora o ricorre al volontariato dei familiari, quindi la figlia che fa la ragioniera, oppure ecco, si rivolge alle associazioni. Noi lo facciamo questo lavoro, lo facciamo però chiaramente stando sul mercato, perché anche le associazioni debbono retribuire i propri dipendenti ed evidente, ecco, la sinergia che dovrebbe trovarsi è proprio questa, un rapporto tra pubblica amministrazione, cioè far gestire lo sportello per le imprese alle imprese stesse sotto il controllo strettissimo da parte Certo, dell'amministrazione pubblica. certo. Questo è l'uovo di Colombo, secondo me. Professor Quinto, la tematica della sussidiarietà. Visto che la sussidiarietà in realtà è un processo di passaggio di responsabilità da un livello più alto verso un livello, diciamo così, più basso, e più basso si intende di avvicinamento a quella che poi alla fine Certo. è l'utenza finale che deve usufruire di quel servizio. Ecco, questo è il principio di serietà e quindi tutti quei passaggi che ne conseguono sono mai entrati in qualche negoziazione? Dunque, sono abituato nei miei corsi all'università di fare questo esempio qui. Un cittadino in un ufficio postale presenta la propria pratica lo sportello sbagliato. Logica negoziale mirata al problem solving, mirata ad assistere il cittadino per creare tutta una forma di sussidiarietà reciproca, quale risposta implicherebbe? Che l'ufficiale, l'addetto al servizio postale, risponda in questo modo: lei si è rivolto allo sportello sbagliato.
Però, siccome io lavoro dentro l'ufficio postale e conosco come funziona, adesso per economia di scala prendo questa pratica e la porto all'ufficio corretto. Lei non perde tempo e l'ufficio postale funziona meglio. Invece non avviene così. Normalmente la pubblica amministrazione lavora per competenze. Il concetto di competenze è l'esatto contrario di quello che hai detto. Cioè, come creare ostacoli artificiali o artificiosi addirittura e fare in modo che la macchina non funzioni. In Italia c'è l'abitudine di separare nettamente il concetto di potere dal concetto di responsabilità. Le due cose invece devono marciare necessariamente perché logica vuole questo, di supporto reciproco. Chi ha più potere evidentemente deve prendersi maggiori responsabilità. L'abilità tutta italiana è quella di cercare di avere maggiore potere e evitando le responsabilità connesse. L'idea della negoziazione si basa, filosoficamente starei per dire, sul concetto di sussidiarietà, perché l'efficienza più globale, e cioè la migliore organizzazione strutturale, porta anche a una maggiore efficacia, nel senso poi che ogni problema, in quanto organizzato, affrontato e gestito nel modo più efficiente, riesce anche a raggiungere risultati più rapidi e con minori costi. Questa fa parte proprio della filosofia della negoziazione. Ahimè, in Italia non so bene per quale ragione, me lo sono chiesto molte volte. C'è questa tendenza invece a vedere il proprio orticello e disinteressarsi degli orticelli altrui. Non uso a caso questa parola perché mi ricorda tanto l'effetto NIMBY nella gestione dei conflitti ambientali. Tutti siamo d'accordo nel fatto che si debba organizzare una discarica, però l'importante è che sia molto lontano da casa nostra e non nel giardino retrostante alla nostra abitazione. Il problema è che siamo ormai tutti confinanti l'uno con l'altro. È un problema dell'uno e diventa un problema della Infatti non collettività. si è capito perché, per esempio, su Roma due scelte insolite. Di nuovo si è rimontato a fare grandi discariche per grandi gestioni, no? E tutto il resto, da una o a due, con tutti quei problemi nessi e interconnessi. Non si è capito perché i rifiuti di Roma poi se li devono prendere quelli non di Roma, quindi le persone di Tivoli da una parte e gli abitanti di Viviano dall'altra. E io mi sono domandato, possibile Roma, che aveva la sua organizzazione in municipi, quindi 19 municipi, e che in realtà è un'organizzazione più ristretta, avendo l'AMA, ha un'AMA che potenzialmente già può lavorare su 19 comparti, 19 municipi. Perché non si può organizzare anche questa a livello municipale e quindi far capire al cittadino, in realtà il rifiuto è il tuo, perché viene dal tuo quartiere. Quindi in realtà se il tuo rifiuto va troppo in discarica che sta nel tuo quartiere è perché tu sei stato un pessimo gestore del riciclo di rifiuti. Cioè tu hai fatto una divisione del rifiuto, uno smaltimento del rifiuto non idoneo e quindi ti trovi una bella discarica all'interno del tuo diciamo quartiere. E poi questo mi ha permesso di nuovo, tornando indietro, anche gli artigiani forse di poter entrare, anche le imprese artigiane poter entrare in questo che è questo Un'attività, mercato. Cioè certo. non possiamo non dirlo che la trasformazione del rifiuto non potrebbe in realtà, se ben organizzata, diventare una cosa importante per il Un'attività mondo delle piccole imprese, artigianale. Beh, certamente. non possiamo scordarci quello che si può fare col vetro, con la plastica, con la carta. Ecco, su questo si poteva aprire un grande lavoro. Avete Certamente. provato a interrogare voi come associazione di categoria Noi il stiamo comune facendo, su questa decisione? più che interrogare il comune, stiamo facendo uno studio proprio sulle varie possibilità di riuso dei materiali in varie attività artigiane. Soprattutto abbiamo fo focalizzato la nostra attenzione sull'artigianato artistico, l'artigianato che è più legato col tessuto della città. Ci stiamo lavorando proprio e aspettiamo appunto di conoscere i risultati di quali sono le possibilità
i fabbisogni delle imprese. E le possibilità di riuso dei materiali che vengono scartati dalla comunità urbana. Quindi è una delle altre attività che come AGAI stiamo affrontando. Siete stati coinvolti, ecco, le associazioni di categoria sono state coinvolte sul problema rifiuti? Come Molto poco, realizzare molto poco. Cioè, no, sulla realizzazione delle discariche, francamente, non siamo stati mai interpellati, ma non credo che siano state interpellate, non ci siano neanche le discariche? Mi sembra corretto tavoli di questo. concertazione, assolutamente no. Gli artigiani, i piccoli imprenditori subiscono le decisioni della pubblica amministrazione in tema sia di smaltimento dei rifiuti, sia di, come dire, interventi Quindi sanzionatori. da una parte il cittadino che produce il rifiuto non viene chiamato in causa. Eventualmente la piccola e media impresa che può riutilizzare quel rifiuto non viene chiamata in causa e viene passata a un prefetto che fuori dalla negoziazione Ma lì anche è un comanda sistema. due discariche. Dico, e poi il risultato è fatto che queste discariche non gliene faranno fare mai. Ecco, professore, ma Dunque, questo è un esempio proprio classico un di. manuale, un Bignami per questi Certo. amministratori, ce l'abbiamo. Sì, certo, ce l'abbiamo. Il mio sogno è proprio questo, di fare entrare la filosofia della negoziazione nell'ambito della politica. Su questo si potrebbe parlare Io tantissimo. già penso in un quartiere, 10 artigiani che aspettano che gli arrivi da parte del cittadino Certo. che gli porta il sacchetto con la plastica ben differenziato e che in realtà gli dà anche, so, 3 euro, 4 euro. Certo. L'artigiano paga perché quella è materia prima, quindi la paga e quindi in realtà non sacchetto di rifiuto. Invece andare a comprare in Cina. Ma infatti, nella filosofia negoziale c'è proprio questo scambio che deve rimanere vantaggioso per entrambe le parti. Se l'affare si fa in due, non può farlo uno solo. Questo è il concetto della pubblica amministrazione tipica italiana che è ancora rimasta un po' indietro. Pensa ancora che ci sia il sistema regio in Italia, per cui dà ordine ai sudditi invece di dialogare con il cittadino, che tra l'altro è anche elettore, utente, cliente e contribuente, perché ha già pagato per ottenere quel Cioè, determinato l'unica cosa che dovrebbe servizio. fare lo Stato è dire va bene, chi è l'artigiano che mi produce con materie prime differenziate e riciclate, 50% di tasse. Cioè, questa è l'unica cosa Certo, che dovrebbe certo. fare lo Stato. Il restante deve spettare all'accordo privato, no? Ma certo, Sì. evidentemente. Ma L'accordo funziona soltanto se entrambe le parti vengono incentivate reciprocamente dal vantaggio che ricavano dagli effetti dell'accordo. Perché, scusate, accordarsi? Invece in Italia si ha ancora questo concetto fortemente centralizzato in senso gerarchico, la pubblica amministrazione pensa per i cittadini, impone, dispone è il e poi non sa concetto. neanche organizzare. Questo è un po' il Ma controsenso. c'è di più. Questo è, come dire, la pubblica amministrazione, la politica, a volte si rivolge agli imprenditori e ai piccoli dicendo: volete risolvere i vostri problemi? Fate rete, fate sistema, siete fragili, mettendovi insieme. Ma i primi a non mettersi insieme sono loro. Cioè, non c'è comunicazione tra la regione, il governo centrale, i comuni, le aziende speciali, cioè assolutamente sono tutti compartimenti stagni. Il problema dei rifiuti si risolve solo se c'è un sistema di rete capace di collegare come dire, i soggetti attivi e passivi dello smaltimento del rifiuto. Questo. A patto che ci sia volontà e desiderio di dialogo, Certo. perché mi è capitato in situazioni molto diverse l'una dall'altra che addirittura l'interlocutore si rifiuti di ricevere l'aiuto, di ricevere il suggerimento, quasi che venga un attacco al potere. Perché mi sta aiutando questo? Ah, Certo. vuole introdurre questa cultura del sospetto che purtroppo insomma, è molto tipica in Italia. Ma
quante imprese artigianali potrebbero lavorare su materiali riciclati e differenziati? Stiamo appunto, per quanto riguarda il territorio del Lazio, stiamo appunto lavorando e facendo questo studio proprio per verificare l'entità appunto l'entità del fenomeno. Francamente il dato oggi non sono in grado di dirglielo neanche per, come dire, per approssimazione. È per questo che abbiamo commissionato questo studio, che sta in fase di elaborazione. Siamo molto curiosi di conoscere questi infissi, panchine, materiali per muratura, per cemento. Ma assolutamente tutto l'artigianato artistico che opera all'interno della città ha necessità di avere materiale che può riciclare nel processo produttivo. Quindi che non è solo quello legato, come dire, all'aspetto di servizio, di installazione di impianti, per carità, fenomeno estremamente importante, ma c'è tutto l'artigianato di produzione e di produzione artistica. Roma, non dimentichiamocelo mai, la città di Roma è praticamente una distretto artigiano non formalizzato, ma si calcola che il settore dell'artigianato artistico, che va dai metalli preziosi alla ceramica, al sistema moda, eccetera, raggruppi circa un 20.000 imprese artigiane, quelle che hanno meno di 10 addetti per quanto riguarda la legge quadro sull'artigianato. È quindi un sistema estremamente importante nella nostra città, e che può contribuire anche a risolvere questo problema, ecco. Quindi Io, se posso aggiungere a questo riguardo, è normale nello studiare e nel gestire, secondo criteri negoziali, i problemi della cittadinanza, distinguere tra chi lavora contro e chi lavora a favore della risoluzione dei problemi. Mi spiego. Forse sarebbe interessante che le categorie affrontassero questo modo di vedere. Se ci sono, faccio un esempio concreto, se ci sono delle cartacce per terra in una strada, si può misurare, intendo misurare, una parola piuttosto impegnativa a livello scientifico, quanto di questo triste risultato sia attribuibile ai cittadini che lasciano cadere la sporcizia e quanto sia attribuibile invece alla mancata pulizia di chi è demandato a pulire la strada. In altri termini, una volta accertato in certa misura le diverse cause, si vorrebbe ricorrere e trovare una soluzione per trovare un sistema efficiente e poco costoso per ripulire la strada. In altri termini, penso si possa fare qualcosa di più in termini di accertamento dei bisogni sociali. Quanto pagate voi di costo della giustizia, dei ritardi della giustizia? Io non me l'aspettavo questa domanda, perché abbiamo affrontato moltissimi argomenti e è rimasto fuori questo argomento. Ovviamente riferiamoci quasi esclusivamente alla giustizia civile, naturalmente. In realtà paghiamo moltissimo. Oggi, anche noi come associazioni, quando si apre un contenzioso col fornitore, col cliente, ma anche il contenzioso del lavoro, noi siamo per i primi a dire di saltare, di trovare comunque una forma transattiva e un modo negoziale extragiudiziale, proprio perché i tempi sono talmente lunghi che rendono incerto l'esito di qualunque ricorso di tipo giudiziale. Secondo solo, parlando di giustizia, e la redazione ci suggerisce una telefonata. Con chi parlo, dove chiama? Buonasera, sono Giuliano e parlo da Zagarolo. Buonasera. Giuliano, ci dica. Complimenti per la trasmissione. Vorrei rispondere al dottore poc'anzi, ecco, ha toccato un tasto molto molto interessante. Nel senso che se noi guardiamo le strade consolari, sembra un quindi parlava il professor qui. Bottiglie di plastica e buste di plastica, il dottore giustamente
si pone il problema, ma qui bisogna mettere degli operai, delle persone che raccolgono tutta questa cosa, o è mancanza di educazione da parte di qualche cittadino. Ecco, io addebiterei la colpa più che mai a noi, mi ci metto anche io, a noi cittadini, perché tenendo una bottiglia di plastica in macchina la porti a casa, c'è la raccolta differenziata e lì finisce tutto, invece no, le buttano al finestrino. E come ripeto, se guardiamo questa estate consolare, veramente è un pianto, ti viene veramente quasi da piangere per la sporcizia di questi tutti i materiali di plastica. Ecco. Le faccio una domanda come cittadino, e se sapesse lei che la sua plastica, la sua carta, il suo vetro potrebbe essere raccolto da un artigiano presso il proprio negozio che è anche disponibile a pagarglielo a peso, lei sarebbe stimolato a comunque lasciarlo nel secchione o a portarlo all'artigiano sotto casa? No, guardi, allora io qui nella mia zona devo dire una cosa, è da qualche anno che fanno la raccolta differenziata e devo dire che funziona molto bene, perché prima di tutto non ci sono più le sezioni, quelli di una volta che mettevano che uno andava a buttare lì, e a volte erano super pieni e addirittura la mondizia andava a finire in mezzo alla strada. Con la raccolta differenziata diciamo che il comune di Zagarolo perlomeno ha risolto uno dei suoi problemi, cioè le strade effettivamente qui, io parlo del comprensorio della zona, sono tutte molto più pulite, ecco. Però io mi sto facendo una domanda, c'è un'isola ecologica, questo quando fanno questa raccolta differenziale, ma questo materiale dove va a finire? Questa è la domanda che facciamo. Ci sono degli artigiani che la tirano e la lavorano, ci fanno materiali per l'edilizia. Ecco, come viene... Spetterà alla GAI portare la proposta alla pubblica amministrazione. Certamente, perché assolutamente... Grazie Giuliano per la domanda. Possiamo rispondere? Sì, tanto ci ascolta. Ecco, assolutamente no, non sappiamo che fine fa. Questo è assoluto. Ecco, qui c'è anche quella, per riprendere quanto ha detto il professore, cioè c'è questo atteggiamento, come dire, dell'amministrazione di non trasparenza, cioè di dire faccio tutto io e non si sa, ecco, tutto questo materiale, laddove funziona la raccolta differenziata, che fine faccia, certamente non va verso... Torniamo ai costi della giustizia, perché è un tema che ci tengo molto, perché dobbiamo poi capire se... Volevo però, Diego, prima di aprire questo discorso, dire un'ultima parola sulla questione appunto della misurazione della responsabilità sulla sporcizia delle città. Ovviamente parametri di misurazione non esistono, però possiamo certamente andare un po', come dire, a spanna, a presunzione. Sicuramente l'80% della responsabilità è dei cittadini. Noi abbiamo una educazione civica veramente molto molto bassa.